Ave legionari, ecco, parte la registrazione, una nuova pillola del bar di Romantica assieme a Giuseppe Cascarino, l'evocatore che andate a vedere i suoi titoli, vedrete da soli che è un'autorità sul tema, ma molto allegro, simpatico, amico del canale. Oggi parliamo dello scorpione, cioè di un'arma di artiglieria romana che comunque è nell'immaginario collettivo, tutti almeno una volta l'hanno vista, però è molto bello andare a vedere i dettagli, come funzionava, i segreti. E allora Giuseppe ci introduce e ci spiega questo strumento che dimostra ovviamente l'ingegno romano. Quindi, di nuovo benvenuto. Lasciamoti un po' spiegare lo scorpione, cos'è questa arma di artiglieria fantastica? Dici, come è fatta? Lo scorpione è una macchina da lancio, essenzialmente. E bisogna dire che fino al IV secolo a.C., le uniche armi in grado di scagliare dei proiettili a distanza erano due, la fionda e l'arco. Tralasciando la fionda, che è un sistema antichissimo, ma diciamo non molto, come dire, amato. Non molto amato dai romani, perché ecco, bisogna anche premettere che ai romani non piace combattere a distanza. Ai romani piace combattere vedendo il nemico negli occhi. E questa è una caratteristica di tutti i popoli indoeuropei, perché anche i galli e anche i germani amano questo tipo di combattimento, lo prediligono, e lasciando l'arco, per esempio, alla caccia, ma non alla guerra. Diverso invece è il discorso per i popoli orientali, cioè quelli che popolano l'Asia minore essenzialmente, che è stata anche la culla delle civiltà, ma per i quali l'arco era uno strumento perfettamente legittimo, quindi colpire il nemico a distanza era perfettamente legittimo ed era anche molto praticato. Ai romani questo non piaceva, infatti i romani non hanno mai avuto arcieri, i romani non sono arcieri. Vedere un romano con un arco mi lascia francamente perplesso. Comunque, torniamo a noi. Dicevo che l'arma fino al IV secolo più usata per colpire il nemico a distanza poteva essere l'arco. L'arco è in grado di, o almeno quello antico, era in grado di scagliare una freccia fino a una distanza utile di un centinaio di metri. Utile significa in grado di produrre dei danni, ovviamente, esercitando una forza pari a circa una cinquantina di chili, ecco, 50-60 kg, non di più. Un primo tentativo di aumentare questa potenza fu fatto dalla tecnologia ellenistica. Il primo a usare un'arma un pochino diversa, un pochino più potente, fu il tiranno di Siracusa, Dionigi, che fece elaborare dai suoi tecnici un'arma che si chiamava gastrafete, cioè era in pratica una balestra, la prima balestra della storia, che si caricava poggiando tutto il peso. Gastrafede significa peso con lo stomaco, cioè veniva caricato con il peso dello stomaco verso il basso e poteva scagliare una freccia a una distanza di circa 200 metri, quindi era già un notevole aumento di potenzialità di un'arma. E stiamo parlando del 400 a.C. all'incirca. Con queste armi Dionigi combatte contro i cartaginesi, quando i romani stanno appena, diciamo, affacciandosi alla supremazia nell'Italia. In effetti i romani non hanno una grandissima confidenza con queste armi, come abbiamo detto, in grado di colpire da lontano. Però arrivano anche loro a confrontarsi con questa necessità quando affrontano i cartaginesi. Nella prima guerra punica, così come sono costretti a schierare una flotta da guerra, cosa che prima non avevano o avevano in misura molto limitata, così per la prima volta i romani nel corso di quella guerra furono costretti a imparare a usare le macchine da lancio. E in effetti i cartaginesi, avvalendosi della tecnologia ellenistica, erano un passo avanti. Avevano già numerose macchine da lancio, con le quali difendevano i loro avamposti in Sicilia e contro i quali i romani dovettero opporre un'uguale forza. Questa delle macchine da lancio andò avanti ancora per molti secoli. Ricordo che nella seconda guerra punica la città di Cartagena, che fu presa d'assalto da Scipione in Spagna,
era difesa da qualcosa come 400 macchine da lancio. 400 macchine da lancio, e quando nella terza guerra punica cadde Cartagine dopo l'assedio di Scipione Emiliano, trovarono qualcosa come 2000 macchine da lancio dentro la città di Cartagine. Quindi era sicuramente un elemento della tecnologia e della potenzialità bellica non indifferente. Ma vediamo che cos'erano queste macchine da lancio. Abbiamo detto che il grosso sforzo fatto dalla tecnologia di migliorare l'arco non poteva andare oltre un certo limite, si trattava di costruire magari un arco più grande, più potente, con un caricamento che necessitava di una maggior forza, ma oltre un certo limite non era possibile aumentare la potenza di queste armi. L'idea venne ai tecnici di Filippo II di Macedonia, che era il padre di Alessandro Magno, il quale ovviamente ebbe anche tanti altri meriti, fu lui a inventare la famosa falange macedone, a inventare la cavalleria macedone con la sua lancia da urto, che era una novità assoluta, e fu anche il primo a stimolare la produzione di queste armi da lancio, che si basavano su un principio completamente diverso rispetto a quello della flessione. Le armi da lancio si basavano sul principio della torsione, cioè invece di prendere i due bracci di un arco e tirarli indietro, facendo in modo che l'energia accumulata restituisse in pratica la forza per scagliare una freccia che era legata a una corda, la tecnologia della torsione era affidata essenzialmente al fatto che una fibra posta a torsione, quindi girata attorno all'asse longitudinale, acquisiva una elasticità, in base a questa elasticità acquisiva una proprietà di restituire questa energia in modo molto più pesante, molto più violento. Se oltre a questa corda se ne aggiungevano delle altre, fino a formare un fascio di corde, e si infilava dentro questo fascio e uno dei bracci dell'arco, se io ponevo in torsione questo fascio, riuscivo a ottenere una forza elastica in grado di essere poi sfruttata enormemente superiore a quella dell'arco. Mettendone due, io avevo i due bracci praticamente di una nuova macchina che, collegata con una corda, riusciva a imprimere a una freccia una potenza che all'epoca doveva sembrare sicuramente eccezionale. Infatti, una macchina da lancio di questo genere era in grado di scagliare una freccia a una distanza di almeno 300 metri. Quindi significava avere un vantaggio tattico per chi la usava assolutamente fondamentale. E bisogna dire che, ad ogni modo, nell'antichità le macchine da lancio erano di due tipi e avevano ognuno un nome diverso, e si chiamavano o catapulte o balliste. Catapulta viene dal greco catapelte, cioè era una macchina in grado di perforare uno scudo, catapelte, cioè oltre lo scudo, era in grado di bucare uno scudo, attraversare uno scudo, e mentre invece la ballista era una macchina che scagliava essenzialmente, come lascia intuire la parola stessa, una pietra, quindi era in grado di scagliare un proiettile pesante, al contrario del primo che scagliava solamente delle frecce o dei giavellotti. Per un motivo stranissimo, questa distinzione, questa catalogazione è andata avanti negli anni fino al IV secolo circa dopo Cristo, dove i due significati si invertono. Quindi la catapulta diventa, per un motivo che non sappiamo, ma viene menzionato, diventa la macchina che scaglia le pietre. Ed è poi il significato che è rimasto ancora oggi nel nostro lessico. La catapulta è una macchina che scaglia dei proiettili pesanti. Però nell'antichità il significato era opposto. Ora, una piccola catapulta, nel senso antico, quindi che scaglia frecce o giavellotti, si chiamava scorpione. Quindi i romani avevano questa fantasia di dare un nome molto
il castigo molto significativo alle loro invenzioni, alle loro macchine, e lo chiamavano scorpione perché era in grado di come dire, liberare improvvisamente, esattamente come la coda dello scorpione, come la puntura improvvisa di uno scorpione, una energia molto forte. Quindi lo scorpione è una piccola catapulta di dimensioni quasi portatili, perché è una macchina che può essere usata, può essere portata anche sul campo di battaglia, può essere usata in un assedio, sia in veste di difensore che in veste di attaccante, ed è una macchina da superiorità strategica, cioè nel senso che chi ha queste macchine è in grado di tenere il nemico lontano a una distanza di 300 metri. Qui facciamo un piccolo salto, come mai? Perché ci sono degli esempi? Beh, c'è un esempio che si verifica però molti secoli dopo, durante l'assedio dei Goti alla città di Roma. Roma che era difesa da Belisario, no? L'esercito romano d'Oriente aveva preso Roma e si era asserragliata dentro la città e sosteneva l'assedio dei Goti che l'avevano assediata in forze. E allora narra Procopio, che è l'autore, diciamo, dell'unico documento storico dell'epoca e che forse era anche presente, perché lui era uno storico al seguito di Belisario, che un giorno un goto si arrampicò su un albero a poca distanza dalle mura di Roma e cominciò a sbeffeggiare i romani, no? I difensori, dicendo: «Ah, vigliacchi, venite fuori se avete coraggio! Vi nascondete dietro il muro». Allora dice Belisario, racconta, Procopio racconta che i romani spararono un colpo di scorpione che inchiodò il goto all'albero. Quindi adesso questo albero non poteva essere troppo vicino alle mura e il goto, come dice Procopio, indossava persino una corazza. Quindi questo goto fu inchiodato all'albero con tutta la corazza, con un colpo di scorpione. E Procopio osserva che da allora, da quel momento, i goti stettero ad almeno 300 metri di distanza dalle mura. Ecco, questo è un piccolo esempio che, diciamo, è stato raccontato, documentato, ma che dà un'idea dell'importanza di queste macchine. Cesare fu in grado di fare la sua campagna in Gallia e, sebbene in inferiorità numerica, riuscì a vincere numerose battaglie anche grazie all'aiuto degli scorpioni, all'aiuto dell'artiglieria. Per esempio, laddove non riusciva a proteggere i fianchi perché era pesantemente, direbbero gli americani outnumbered, cioè era in inferiorità numerica, lui fece costruire delle fortificazioni protette da postazioni di artiglieria e lui con 10 persone riusciva a tenerne a bada 1000. Ecco, questo era un po' il segreto di Cesare. C'è da raccontare anche il primo impiego di artiglieria navale grazie a Cesare, perché Cesare, quando sbarca in Britannia la prima volta, si trova in difficoltà perché il punto dello sbarco non è ottimale, i soldati debbono scendere in acqua e farsi qualche centinaio di metri dentro l'acqua prima di poter uscire, e quindi si trova in difficoltà perché poi c'è il famoso episodio dell'aquilifero della decima, che si getta in acqua e dice: «Seguitemi o perderete l'aquila». Però lui, oltre a questo episodio eroico, fa anche valere gli scorpioni montati sulle navi, perché lui, sparando colpi a distanza, quindi ripeto, questi 300 metri sono importanti, riesce a tenere lontani i britanni. I britanni ovviamente terrorizzati dall'uso di questa macchina, e permette al suo esercito di sbarcare, quindi uno sbarco sotto il fuoco di artiglieria, la prima volta nella storia grazie a Cesare. Cesare la utilizzerà tantissime altre volte, per esempio ad Alesia, in cui c'era un rapporto di quasi 1 a 10,
lui riesce a compensare l'inferiorità numerica con l'uso di pezzi di artiglieria, quindi scorpioni essenzialmente montati sulle torri che aveva costruito intorno alla città di Alessio. E anche nel seguito l'artiglieria sarà sempre un pallino dei romani. Per esempio, Vespasiano era un vero maniaco dell'artiglieria, ci puntava tantissimo, e prima di diventare imperatore lui fu legato della 20ª legione in Britannia e nel combattere una rivolta dei britanni lui assediò una città fortezza che era una caratteristica delle popolazioni celtiche, e la assediò con tutta una serie di pezzi d'artiglieria. Negli scavi che hanno fatto qualche decennio fa su questo sito hanno trovato degli scheletri dei difensori, e uno di questi poveretto aveva ancora una punta di scorpione infilata nella spina dorsale, quindi era stato praticamente spezzato in due da un colpo di scorpione sparato dalle truppe di Vespasiano. E sempre Vespasiano dimostra questa sua propensione per l'artiglieria nell'assedio di Gerusalemme, dopo qualche anno, poco prima che diventasse imperatore. Lui è il figlio Tito, ovviamente. Nell'assedio di Gerusalemme lui usa qualcosa come 150 macchine da lancio. 150 macchine da lancio, e racconterà poi Giuseppe Flavio, nella sua guerra giudaica, che era ovviamente a conoscenza di tutti i fatti che avvenivano, che il bombardamento da parte delle macchine da lancio di Vespasiano, quindi sia frecce lanciate con gli scorpioni, sia pietre lanciate dalle balliste, era costante, giorno e notte. Addirittura bombardavano Gerusalemme anche di notte, e quando si accorsero che i proiettili di pietra, essendo bianchi, erano troppo visibili al nemico, che li vedeva arrivare e quindi poteva scansarsi, li dipinse di nero. Quindi a un certo punto i proiettili dipinti di nero arrivavano dal buio e combinavano dei danni, causavano dei danni, ma soprattutto psicologici enormi al nemico, che si vedeva praticamente senza alcuna difesa. Ecco, per questo l'artiglieria romana è stata un'arma da superiorità strategica, un'arma quasi terroristica, perché il nemico difficilmente, anzi quasi mai, era in grado di contrapporre un'arma altrettanto efficace. Però per dire che l'artiglieria, le macchine da lancio, sono un elemento fondamentale della strategia bellica romana. Qualche anno dopo, Corbulone, nella sua guerra contro i Parti, qui siamo già in epoca imperiale, quindi in cui le macchine sono già molto diffuse, molto attive, molto operative, riesce a passare l'Eufrate. Lui invade la Partia, quindi riesce a passare l'Eufrate, mettendo a punto dei pontoni, quindi dei grossi barconi, corazzati quindi con delle macchine da lancio con cui i temibili arcieri partici non possono competere, perché loro possono arrivare a 100 metri, le macchine da lancio romane arrivano a 300, quindi sono costretti a ritirarsi, e questa operazione permette a Corbulone di invadere la Partia, quindi di passare l'Eufrate tranquillamente e di mettere le calighe sul terreno dei Parti. E questo dimostra che fino all'arrivo della polvere da sparo, la tecnologia militare romana in tema di artiglieria è rimasta l'unica testimonianza seria, l'unica testimonianza di un certo peso. E noi oggi la riscopriamo con un pizzico di orgoglio, perché era una delle cose che i romani hanno preso da altri, hanno preso da Alessandro Magno,
ma sono riusciti a farne un'arma formidabile e un esempio di efficienza militare che difficilmente poi nel seguito della storia si è vista. Bene, allora direi che siamo riusciti a produrre ancora una nuova pillola molto esaustiva. Abbiamo detto tante cose nuove, quindi a questo punto direi assolutamente ringrazio Giuseppe per il suo contributo, come al solito, meraviglioso. Devo ovviamente invitare tutti quanti a iscriversi al canale, perché chi non si iscrive al canale e non attiva tra l'altro la campanella per avere le notifiche, verrà bersagliato dallo scorpione, cioè un po' io che devo imparare a usarlo, un po' Giuseppe che già avrà fatto delle prove, vi useremo come bersagli e proveremo se lo scorpione funziona. Quindi per non essere impalati come il goto che Giuseppe ci ha raccontato, iscrivetevi al canale, un caro saluto a tutti quanti e un ennesimo ringraziamento a Giuseppe per la sua gentilezza.